narrativa italiana. Dopo l'esordio con Garbatella Combat Zone, lo scrittore romano Massimiliano Smeriglio torna in libreria per i tipi di Fazzi Editore con Sukovest Banditi a Roma. Un nuovo romanzo in cui l'ondata di violenza che sta colpendo la capitale incontra il periodo dell'occupazione nazista e della resistenza e che vede protagonista Valerio Natali, un eroe di strada che crede nell'onore e nel rispetto e che vuole scoprire chi ha ucciso il gatto, giovane rapinatore e suo amico da sempre. Il book trailer con regia e animazione di Pietro Ciccotti vede la partecipazione straordinaria di Valerio Mastrandrea. Si intitola semplicemente Marley e sbarca queste settimane nelle sale italiane. È il nuovo e bellissimo film documentario dedicato a Bob Marley, da sempre massima icona della musica reggae. Realizzata da Kevin MacDonald, il pluripremiato regista dell'Ultimo Re di Scozia, la pellicola traccia un ritratto a tutto campo del mito giamaicano, condensando in quasi 3 ore di documentario racconti dei familiari e immagini anche inedite di Bob Marley sul palco e fuori dal palco. Con un'analisi dettagliata delle sue origini, del suo essere di razza mista, delle sue contraddizioni e della sua generosità, il film di MacDonald coglie le vicende dell'uomo, del musicista, del rivoluzionario, rispolverando canzoni storiche da Get Up Stand Up a One Love e spiegando molto bene perché, a distanza di 31 anni dalla sua scomparsa, la voce di Bob Marley continua a parlare a tutto il mondo. My life is only important if me can help plenty people. My life is just me, my own security. Then you know what? My life is for people. Are you a rich man? You have a lot of possessions. Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life. Love, prosperity, unity, God, Jah, Rastafari. Un tassista. Uno skater, un uomo e una donna in intimo leopardato che corrono per le strade di Los Angeles. E la stravagante sceneggiatura del video di Everybody's on the Run, il nuovo singolo di Noel Gallagher. Tratto dal fortunato album realizzato dall'ex Oasis con gli High Flying Birds, l'originale videoclip è stato diretto ancora una volta da Mike Bruce e oltre a Noel negli insoliti panni di un tassista, ospita Misha Barton, l'attrice britannica portata al successo dalla serie televisiva The O.C. Continua intanto l'attività concertistica di Noel Gallagher, che sarà insieme ai Red Hot Chili Peppers l'headliner della prima delle 3 giornate dell'Heineken Jamming Festival. L'appuntamento è il prossimo 5 luglio alla Fiera di Raw a Milano.